Carissimi amici di Video Music, vorrei lanciare un jacuzzi a tutti i discografici e produttori che mi hanno snobbato solo perché sono in carrozzina. Non mi hanno preso a Sanremo l'anno scorso perché due carrozzine erano troppe. Vivo sulla mia pelle la diversità di donna figlia di emigrati terroni, povera e anche handicappata. Ma siccome sono anche brava, simpatica, intelligente e non brutta, voglio che la gente veda e capisca che io viaggio, volo, cammino con la mia carrozzina nel mondo reale e nel mondo virtuale. Per l'Europa senza barriere. Colpiti da una lettera, appunto. Benvenuti a Metropolis. Siamo in uno studio fotografico. Siamo arrivati a Bologna per incontrare la nostra ospite di questo pomeriggio. Antonietta La Terza, buongiorno. Ciao. Antonietta, buon pomeriggio. Grazie. Dicevo prima, colpiti da una lettera perché sentivamo queste parole che pesavano come macigni, e quindi spinti dalla curiosità abbiamo pensato di incontrarci, dando anche l'idea visiva dell'incontro, perché non capita spesso che ci sia il conduttore, almeno in Metropolis. Figlia di emigranti terroni, povera e anche handicappata, una parola molto... molto difficile anche da pronunciare dinanzi, sì, a una persona in carrozzina. Perché guarda che è già infrangere un tabù pronunciare questa parola in prima persona. Che sai. Poi voglio dire, non ci sono parole per indicare questa condizione. Perché o li si chiama invalidi o ci si chiama disabili. Ecco, sia invalidi che disabili secondo me non sono definizioni appropriate, perché intanto disabile già ti dà un senso di negatività, perché accentua il fatto che tu non sei abile in una cosa, invece in realtà perché dare questo giudizio di valore? Non si tratta di dare un giudizio, non è che io sono disabile perché non sono abile a fare una cosa, e cioè in questo caso camminare. Ecco, capisci come è distorta? Sì, certo. Disabile, perché io non sono brava? Ah, io non sono brava perché non sono capace di camminare. È comica, capito, questa interpretazione. Oltre a questo c'è anche il discorso non solo dell'essere brava, dell'essere bella, come dicevi, sì, dell'essere in grado di cantare, per dirne una, perché poi il motivo è questo, siamo qui per questo. Oppure amare, oppure avere dei bambini, oppure... Infatti. Cioè essere uomo o essere donna. E nel mio caso, scusa, sì, essere donna, cioè, è molto importante questa, certo, sottolineatura. Perché noi abbiamo degli esempi di cantanti come Pierangelo Bertoli, no? E molti mi dicono, come, se ce l'ha fatta lui, ce la puoi fare anche te, no? Purtroppo spesso le barriere non sono solo architettoniche, ma anche di altra natura, sociale e umana. Certo, la cosa che più colpisce è che tu abbia scelto questo mestiere. Ma io rispondo, perché non sceglierlo? Cioè, io credo che se non fossi sulla carrozzina, lo stesso farei la cantante, lo stesso mi piacerebbe lavorare nel mondo della musica e dello spettacolo. E quindi io poi a un certo punto mi sono detta, perché ci devo rinunciare? Semplicemente per il fatto che sono stata sfortunata e ho un handicap. No, voglio fare lo stesso quello che avrei fatto comunque. E questa è la mia sfida, cioè di non fermarmi rispetto al fatto che sembra quasi impossibile. Perché come ti raccontavo anche per telefono così, devi sapere che l'impatto con la mia immagine mi ha creato tanti problemi e me li sta ancora creando, soprattutto nel rapporto con i discografici, non tanto con il pubblico,
perché io dal pubblico sono accettata benissimo quando faccio dei concerti, quando dopo magari forse un primo impatto, un po' di imbarazzo, però dopo che canto tutto si scioglie, tutto acquista una naturalezza che proprio, diciamo, la carrozzina scompare e rimane soltanto Antonietta con la sua personalità. Mentre invece con i discografici ho trovato dei problemi. Un attimo, raccontiamo la tua passione per la musica e quindi poi i passaggi televisivi. So che ci hai portato delle registrazioni di alcune apparizioni televisive in cui capita una cosa curiosa, che Antonietta non viene mai, almeno inizialmente, inquadrata con la carrozzina, viene inquadrato il volto, vero? Sì. Adesso ne parliamo. Cominci a cantare quando, come ti viene in mente di dire da grande faccio la cantante? Ah, da grande faccio la cantante, questo l'ho sognato fin da piccolissima, quando avevo 5-6 anni, però veramente pensavo che rimanesse un sogno, cioè vivevo in modo schizofrenico, cioè l'Antonietta nella realtà che doveva fare i conti con la sua situazione e invece l'Antonietta dei sogni, del suo mondo immaginario, così. Anzi, io pensavo poi che avrei studiato, non so, legge o sarei diventata insegnante, così. E quindi il fare la cantante rimaneva un sogno, capito, impossibile, che io mi coltivavo, che accarezzavo prima di dormire la sera, proprio in quei momenti di intimità in cui mi ritrovavo da sola con me stessa. Cioè, ma non lo dicevo neanche agli altri, cioè io mi vergognavo a dire ah, da grande voglio fare la cantante, mi sembrava una cosa proprio stupida e impossibile, capito? Come andare a dire a un nano che da grande vuole diventare un campione di pallacanestro, cioè mi sembrava proprio una cosa, perché non c'erano donne sulla carrozzina che facevano della musica leggera, della musica rock, della musica blues, no? Sì, e il fatto penso che sia proprio questo, cioè capire in che momento scatta il desiderio di far sì che le proprie risorse vengano fuori, indipendentemente dalla propria situazione poi specifica. Ma lì è nato, perché io ho avuto poi un incoraggiamento da delle amiche e degli amici, Cioè, per me appunto rimaneva solo un sogno, però a 14 anni ho imparato a suonare la chitarra e a scrivere le canzoni. Perché sentivo questo bisogno profondo, cioè per me la canzone è come un vestito su misura. La forza di dire io sono una donna, io voglio fare la cantante e soprattutto voglio diventare, no prima, amare, essere amata e diventare mamma, sì. Che sono delle cose straordinarie. Raccontaci il tuo amore. Io non avevo voglia soltanto di sentirmi dire da adolescente così, ah come sei intelligente, come sei simpatica. Io avevo voglia di piacere fisicamente, come succede per tutte le ragazze, insomma, cioè io volevo piacere fisicamente agli uomini, o non dico a tutti, insomma, a qualcuno, specialmente a chi piaceva poi anche a me, insomma. E, perché io considero il mio corpo non un incidente di passaggio, capito? Un incidente di percorso, diciamo, no? Lo considero come il corpo di tutte le altre persone. È chiaro, è un corpo particolare, è un corpo che non è perfetto, però quante persone hanno un corpo imperfetto eppure hanno tutto il diritto di amare e di essere amate? E poi penso una cosa, che l'erotismo non viaggia per forza parallelamente alla perfezione. Erotismo, desiderio, ecco, anzi secondo me sono molto legate all'imperfezione. Perché è attraverso l'imperfezione che puoi sviluppare la fantasia, puoi sviluppare la tua interiorità. Per cui cose molto più belle di un semplice rapporto fisico anche. Non pensiamo quindi in questo momento di raccontare una storia straordinaria.
Raccontiamo una storia che ci è piaciuta, una storia ordinaria. Poi è facile anche in queste circostanze cadere nel pietismo, e lungi da noi questo tipo di pensiero. Ci fai sentire una cosa alla chitarra? Sì. Donne bionde dell'est, donne brune a Marrakesh, donne in cerca di tenerezza e di avventura, donne sotto il metro con i jeans, con il chador.